Dunque, ieri sera abbiamo definito la classe quadrato attribuendo, sto facendo di parte, attribuendo alla classe un nome quadrato, delle proprietà che descrivono gli oggetti di questa classe. Abbiamo visto l'unica proprietà significativa è il lato, poi delle operazioni. Allora, ci veniva richiesto l'area perché per risolvere questo problema bastava l'area, però io ho aggiunto anche il perimetro. Quindi, come si rappresenta tutto ciò? Si può rappresentare anche graficamente, ve lo ricordate che lo scorso anno abbiamo fatto UML? Allora, tutto ciò si può rappresentare con un diagramma UML. Utilizzerò una tabella con tre celle. Nella prima sezione vado a mettere il nome della classe, quadrato. Solitamente per convenzione questa è in grassetto centrata. Poi nella seconda sezione metto le proprietà. Le proprietà lato. Potrei anche solo scrivere questo, però il formalismo UML mi permette anche di specificare il livello, cioè il tipo di accesso che posso fare a questo dato. E può essere privato, pubblico o protetto. Diciamo che se non è diversamente specificato, se non ci sono indicazioni particolari, il default è privato. Quindi metto un meno davanti a questa variabile per indicare che la variabile è privata. Vi ricordate cosa vuol dire che una variabile è privata? Solo le operazioni che si trovano qui, che adesso andrò a definire in questa sezione, possono accedere a lato in lettore scrittura. Qualunque altro programma esterno, qualunque altra classe, che non sia la classe quadrato, non può accedere con i suoi metodi a lato. Sempre il formalismo UML mi permette anche di dire qual è il tipo di questo dato. I tipi sono più o meno gli stessi che si usano anche con linguaggi come C, Java, eccetera. Basta mettere un due punti e poi scrivere il tipo. Il lato sarà un double. Adesso passiamo alla terza sezione, quella che contiene le operazioni. Le operazioni, a differenza delle variabili, sono pubbliche, se non diversamente specificato. Invece del meno si usa il più. Area. Basterebbe anche solo questo con le parentesi così, perché i metodi, cioè le operazioni, hanno sempre il nome seguito dalle parentesi tolte. Però anche qui posso aggiungere qualcosa in più. Dopo area aperta tonda, chiusa tonda, metto un due punti e scrivo il tipo restituito, che sarà sempre un double. La stessa cosa la faccio per il perimetro. Vale lo stesso discorso per il perimetro, due punti, double. Ecco che ho creato il mio primo diagramma della classe, di una classe. Questo è il diagramma della classe quadrato. Vado a scrivere il codice che implementa in Java questa classe. Public class quadrato, aperta graffa, chiusa graffa. Qua dentro vado a realizzare, implementare la parte, la sezione delle proprietà. In Java queste le proprietà vengono rappresentate mediante variabili di istanza. Questo è un commento, ve lo ricordate, che è un commento. Quindi le variabili che vediamo qua nella sezione delle proprietà sono variabili di istanza. Vengono chiamate così. Quindi vado a fare una dichiarazione di variabile, semplice dichiarazione di variabile, private
perché c'è il meno, il tipo double, il nome della variabile lato. È ovvio che se utilizzo un linguaggio diverso da Java, userò la sintassi di quel linguaggio. Però parto sempre da uno schema che è uguale per tutti. Poi ci sono i metodi, le operazioni, si chiamano metodi. E tra queste operazioni abbiamo l'area, anche qui avendo un più scriverò public, scrivo subito il tipo restituito, double, poi il nome del metodo, aperta e chiusa fonda, parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa. Qua devo inserire poi il corpo del metodo, il codice praticamente, codice del metodo. La stessa cosa la faccio per il metodo perimetro. Faccio un copia e incolla e faccio prima. Public double perimetro, il codice. Ecco qua la mia classe. Ora mi rimane, cosa mi rimane da fare? Andare a scrivere il codice per calcolare l'area. Ho questo metodo che restituisce qualcosa, quindi ha l'istruzione return al suo interno. E poi per calcolare l'area devo andare a calcolare lato per lato. Chi si ricorda la funzione per calcolare il quadrato di una variabile? Quindi questo metodo restituisce il quadrato del lato. Qui invece dobbiamo moltiplicare il lato per 4 per ottenere il perimetro. Quindi andremo a restituire lato per 4. Quindi andatevi a rivedere il principio del information hiding. Allora, nessuno può andare a cambiare il valore del lato quando è private. Però è un po' troppo restrittiva questa cosa, no? Quindi sono stati aggiunti dei metodi che sono metodi get e set, ve li ricordate? Di solito non si mettono qui nell'UML perché si dà per scontato che ci sono. Quindi finisco con questo. Aggiungiamo il metodo get per andare a leggere la variabile lato e il metodo set per andare a modificarlo. Dunque, inizio con il metodo get. Public, è sempre un metodo public. Restituisce un valore che è il valore della variabile, quindi dello stesso tipo della variabile, per cui double. Il suo nome inizia sempre con get, seguito dal nome della variabile con iniziale però maiuscola per seguire la notazione camel case, cioè per rendere più leggibile il codice. Poi non ha parametri. E l'unica istruzione al suo interno è return della variabile lato. Fate attenzione per chi non è abituato a usare, per chi non è abituato ad utilizzare Java o linguaggi C-like, qui la differenza tra maiuscole e minuscole conta. Quindi il linguaggio è case sensitive. Vediamo invece il metodo setLato che non restituisce alcunché, allora in Java si scrive che restituisce void setLato. Allora questo deve avere un parametro. Il parametro è il nuovo valore del lato. Per convenzione qua si usa lo stesso nome della variabile. Bisogna scrivere il nome della variabile e il tipo. Double lato. Poi, cosa fa questo metodo? Assegna alla variabile di istanza lato, questa qui, che vado a colorare di blu, a questa variabile lato,
assegna il parametro lato. Questo è lo evidenzio con un colore diverso perché è proprio un'altra cosa. Uno è variabile di distanza lato, quella che vedete in blu. Questo invece è il parametro passato al metodo. Non me lo dà errore, ma semplicemente non fa nulla, mi dà un warning, dice guardati, questa istruzione non fa nulla. Questa istruzione assegna a questa variabile se stessa, perché prende, quando cerca lato, prende la variabile no, più vicino, diciamo, più all'interno del suo ambiente, no, la prossima. Quindi la prima variabile lato che trova è questa. Quindi prende il lato, quello viola, e le assegna lato a se stesso. Invece, se questo si chiamasse A, cercando lato, non trovandolo qui, andrebbe a vedere più sopra e lo troverebbe tra le variabili di distanza. Ora, siccome io uso, nessuno mi vieta di chiamare il parametro A, però per garantire una facile lettura e interpretazione del codice, conviene seguire quelle che sono le consuetudini del linguaggio, dei programmatori Java. Quindi, per poter distinguere tra lato variabile istanza e lato parametro, devo usare this, che è l'oggetto implicito, che sta a indicare l'oggetto corrente. Però, per concludere, siccome abbiamo detto che il lato potrebbe essere un valore sbagliato, negativo, qui posso fare un controllo. Quindi, a differenza del programma esterno, che mi fa brutalmente ad assegnare il lato della variabile il valore negativo, perché magari non lo sa che non è possibile dare la variabile in valore negativo, in questo caso il programmatore che ha scritto la classe lo sa che il lato non può essere negativo. Allora dice if se lato è minore di 0, anzi se è maggiore o uguale a 0, allora fai questa assegnazione. Altrimenti, qua non facciamo niente, non lo va a modificare. Vedremo poi quest'anno, che non ho visto l'anno scorso, la gestione degli errori, come gestire questa situazione con appunto le eccezioni Java. Per adesso lascio così. Quindi l'information guiding, se da un lato impedisce ad una variabile di essere utilizzata all'esterno, in realtà, se il programmatore definisce i metodi opportuni, permette di usare all'esterno, ma con le cautele dovute, quindi senza andare a fare questo.